nostri spettatori, siamo qui in facoltà di sociologia dell'Università Federico II, si è appena svolto l'incontro all'aula magna della facoltà. Qui con noi c'è il professor Fortunato Musella di Scienze Politiche. E, professore, l'incontro si è appena terminato. Il tema era quello del rapporto tra i social media e la politica. Professor Zulembi fa parte del team del Banco America, quindi un incarico importante. Ha proposto un'analisi politica interrelata sul rapporto tra social media e l'influenza sulla politica. Quali sono secondo lei gli spunti interessanti di questo dibattito? Ma a mio modo di dire è stato un incontro molto molto interessante. Promosso tra l'altro anche dal consolato americano, dalla professoressa De Rosa, che mi ha chiesto poi di prendere parte, questo ringrazio anche con gli amici in diretta. Diciamo che il primo punto da sottolineare è l'importanza estrema della rete nelle nostre campagne elettorali, quelle americane ma anche in quelle italiane, più recenti. E questo è un punto che è stato sempre estremamente sottovalutato. Noi ora ce lo ricordiamo un po' per Grillo, ma in realtà per lo sviluppo di Facebook, ma in realtà la rete rappresentava un serbatoio di strumenti, di conoscenze già molto molto presenti nelle campagne precedenti. Primo punto, l'importanza della rete. Il secondo, secondo me questo è vero punto, novità dell'intervento di Slack. L'importanza dell'integrazione. Noi abbiamo una comunicazione digitale che si disperde in tantissimi rivoli. Come mettere insieme questi strumenti? Allora anche se lei mi sottolineava, attenzione, noi abbiamo più strumenti di quelli di cui abbiamo bisogno, perché la vera sfida è quella di integrare il messaggio, comunicare e quindi integrare il messaggio online e offline, oppure integrare diversi mezzi mediatici tra di loro. Qui, se si vuole, si è inserito anche un po' il mio intervento, perché questa integrazione, abbiamo imparato molto da Slebby, ma questa integrazione di Slebby avveniva fondamentalmente sul piano tecnologico, come creare software che potessero parlare tra di loro, utilissimo, come riuscire a contattare porta a porta un candidato e poi raggiungere un attimo dopo da un essere perfettamente integrato con i nuovi media digitali. È qualcosa che è una realtà americana, ma che si può benissimo, se si vuole, importare in Italia, perché è una questione come dire, questa di software e di capacità adatte a creare questo sistema integrato. Io però sottolineavo, e il mio mestiere, perché è una considerazione un po' più politologica, ma probabilmente non dal mio punto di vista di mente, come l'integrazione americana avviene prima che con la tecnologia, con la leadership. Io non posso dimenticare il discorso portato avanti da Obama dopo la sua vittoria, per ringraziare i suoi elettori, un lunghissimo discorso in cui Obama si caratterizzava, si presentava come leader di un sistema, ma anche come simbolo di una nazione, come elemento di chiusura. Nell'intervento di Slebby c'era un genio di alla necessità di comunicare avendo una base comune di riferimento, valori condivisi, oppure missione comune, oppure sogno americano da perseguire. In realtà questo punto di riferimento viene anche dalla presenza di una leadership di tipo macro e forte, una leadership capace di poter far appartenere a qualcosa gli elettori, di legare un progetto anche valoriale, ma una linea politica. Per me questo è l'insegnamento del caso italiano. Vanno bene le micro personalizzazioni di sorta, vanno bene le comunicazioni porta a porta e le integrazioni fra le comunicazioni, però questo funziona.
tutti e tre. Esattamente, però questo molte volte è passato attraverso diktat, attraverso l'imposizione di un grillo che ha voluto tenere la presa ferma del partito. Allora abbiamo la contraddizione fra partecipazione di base e presenza in posizione di leader forte. Ora questa compresenza ha generato dei dubbi di democraticità per il partito di Milano, per dire, ma alla fine è un partito personale, ma forse in America la micropersonalizzazione integrata funziona perché funziona la macropersonalizzazione, perché il leader, perché Obama è un leader vero, perché Obama è un gigante di comunicazione. Chiudendo sul grillo, lei pensa che le gerarchie sono simili a quelle presenti nei partiti tradizionali nel Movimento 5 Stelle o c'è una struttura organizzativa gerarchica diversa? Io penso che per il momento ci sono dei nodi da sciogliere, per cui la composizione, l'organizzazione di Grillo ora denuncia solo la difficoltà di Grillo a tenere la presa di una data organizzazione. Poi in futuro si può tornare a svolgere come riparare una matassa, quindi creare una nuova organizzazione. Allora si vedrà se il Grillo servirà dal punto di vista organizzativo la traccia dei vecchi partiti oppure si creerà qualcosa di nuovo. Mi auguro che questo non sia repentaglio della partecipazione democratica. Sondaggi danno un grillo del Movimento 5 Stelle in proiezione tra il 20 e il 30% a livello nazionale. Lei ritiene che questi punti siano attendibili, le percentuali sono credibili? Ci saranno cambiamenti da qui alle elezioni nei prossimi mesi? Certo, io sono uno che tende a non fare previsioni facili, perché in qualche modo l'analisi si basa su quanto è stato. Poi ci possiamo lanciare anche su quanto sarà, su quanto si creerà, però un tasso di approssimazione. Sicuramente le proiezioni non sono solo proiezioni, si appoggiano sulle elezioni siciliane. E quindi questo mi fa pensare che il ruolo di Grillo nella politica italiana sarà molto forte, perché le elezioni nazionali sono a breve, il successo di Grillo in Sicilia è stato clamoroso, quindi non possiamo lanciarci una percentuale di successo e definire una percentuale di consenso, ma sicuramente è la grande novità del panorama italiano. Quindi questo dato indicativo sullo sfondo del grande successo alle elezioni amministrative siciliane, quindi lei prevede su questa base prevede una situazione in cambiamento, saranno poi i elettori ovviamente a decidere in una o nell'altra direzione. Chiudendo poi con la sfida dei social media e del web, ovviamente i social media nascono giorno dopo giorno in migliaia di versioni e migliaia di situazioni alternative utilizzando diverse strumentazioni tecnologiche. Proprio in questa frenesia, questo sviluppo continuo e costante di nuovi social media, a cosa porterà la situazione? Quale sarà il problema? A questo punto diventa proprio quello di interpretare i migliori strumenti da utilizzare nell'integrazione di questi media. Senta, io non do alla tecnologia il ruolo di variabile indipendente. Credo che sia uno strumento. I contenuti di questo strumento sono dati dalle scelte politiche volte molto a compiuto. Questo è un po', se si vuole, anche un po' la critica che facevo a Sleo, se si vuole anche la domanda che mi facevo, perché la sua analisi mi sembrava molto sbilanciata sul fronte tecnologico. Ma i media non parlano ad un ruolo di un messaggio. È vero che i media influenzano il messaggio stesso come i grandi, i classici ci hanno insegnato, ma alla fine la torsione dello strumento verso un risultato democratico o non democratico è la scelta storica delle singole forze. Anche le distorsioni vengono di conseguenza. Il cattivo utilizzo del mezzo porta a distorsioni politiche e ovviamente all'apertura di un dibattito. Quindi possiamo dire che attraverso questo utilizzo dei social media l'influenza della comunicazione politica, volendo anche di questa nuova professione che si sta formando in Italia, partendo dagli Stati Uniti, quella della consonanza politica, enorme crescita.
allocare valori e interessi fra la società. Un'ultima battuta proprio sulla crisi attuale che stiamo attraversando in Italia. Questa situazione di disagio, di transizione presente in ogni parte dello schieramento politico, ovviamente dagli estremi passando per l'altro estremo. Quali soluzioni a questa crisi di argomentazioni, di idee, di ideologie presenti nei partiti? Ci sarà una ripresa o si continuerà come stiamo vedendo nei diversi partiti con un crollo del consenso? Ma io penso che ci sarà una ripresa. Cioè, ci sarà una ripresa perché c'è una risorsa inutilizzata che è quella dei giovani. E allora si vede che i giovani, che coloro che puntano sui giovani, stanno avendo successo proprio perché c'è un'energia nella società italiana che è lasciata inespressa. Ma proprio questo lasciare senza voce un'energia, senza sviluppo un'energia, mi fa credere, mi fa pensare che in futuro questa energia verrà fuori e prenderà la forma che si darà, ma che comunque porterà molti giovani alla partecipazione attiva in politica. La strada proprio per i giovani per arrivare al successo politico, qual è secondo lei? Perché come abbiamo appena analizzato, i partiti non lasciano spazio ai giovani, sono rare le eccezioni. Lei pensa che si potrebbe in alternativa organizzare delle liste civiche solo giovani, di giovani professionisti, di giovani con idee, con argomenti, argomentazioni valide, o puntare ai partiti tradizionali? Queste sono scelte anche che si vuole un po' personali, però io penso che anche nei partiti tradizionali c'è tanto spazio per cambiare l'interno, tanto spazio per cambiare l'interno che non deve necessariamente seguire la strada della rottamazione dell'esistente. Anche perché io sono uno e continuo a pensare che il nuovo non venga da una carta d'identità, che il nuovo venga dalla freschezza delle idee. Quando le idee sono fresche e nuove, si può avere anche 80 anni e indicare il sentiero per le generazioni future. Però, proprio perché i giovani hanno molto da dire, potranno dirlo anche le partite tradizionali. I tempi impongono questa scelta anche da parte dei partiti tradizionali. Quindi non ci resta che attendere per gli sviluppi in tal senso. Non ci resta che attendere, ma possiamo dire che ci sono stati parecchi avanzamenti in questo senso. Lo scenario italiano è molto diverso rispetto a quello di quello presentato pochi mesi fa. Quindi possiamo attenderci dei importanti svolgimenti. Per fare un esempio però, ovviamente le grandi centrosinistra hanno proposto Renzi come il candidato del popolo per la rottamazione della classe politica e del rinnovamento tanto acclamato. Infine, cioè, tirando le somme, dopo il ballottaggio c'è stata comunque una forbice molto elevata tra il segretario nazionale Bersani e Renzi. Questo un po'. Attenzione, secondo me quello di Renzi è un successo. Un successo perché è un'operazione politica compiuta in pochi mesi che comunque ha raggiunto il 40% del consenso di coalizione, attenzione, non solo del PD, di coalizione, che fa di Renzi un leader per il futuro, probabilmente pone le premesse anche per un coinvolgimento più immediato nell'attività di governo, ma sicuramente non c'è dubbio che Renzi ha il futuro in tasca. Ora io mi auguro che il coinvolgimento dei giovani e di Renzi stesso avvenga sempre e sempre più spesso, sulla base non solo del dato biografico, ma sulla base del vero rinnovamento di alcune impostazioni della politica. Una nota di dissenso però penso sia individuabile nel controsenso tra l'impostazione dei media nazionali, che hanno presentato Renzi come fortemente candidato a succedere Bersani alla segreteria nazionale e quindi alla candidatura politica del centro-sinistra. E il controsenso è proprio tra queste fortissime aspettative e il risultato finale, secondo me. Ovviamente c'è stato un successo. Più che controsenso possiamo dire che questo episodio è evidenziato la presenza di 2 anni nel partito, nella coalizione, e quindi porterà a una dialettica maggiormente fruttuosa per il futuro. Questo sono molto. Quindi l'integrazione tra le diverse correnti del Partito Democratico in questo caso. Perfetto. Ringraziamo il professor Fortunato Sella della Facoltà di Scienze Politiche.